palle gialle che volano sopra ai fili spinati all'istituto comprensivo Martiri di Civitella per ricordare la Shoah. Noi abbiamo affrontato questa tematica delle farfalle per rappresentare la speranza che queste tragedie non succedano più nel passare degli anni, eppure la libertà. La Scuola per la Memoria non si ferma con molteplici iniziative organizzate in occasione della Giornata della Memoria. Purtroppo l'uomo continua ad essere lupo tra i lupi e quindi noi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi ad essere consapevoli e pronti a reagire e a opporsi ogni volta che la guerra si avvicina. Tante delle frasi dei ragazzi sono proprio legate a una memoria che però è diventata attuale con la guerra in Ucraina. Per loro, per i ragazzi, stanno cominciando a vivere la percezione di una guerra che è guerreggiata e non solo più pensata come un'operazione economica. Dalle letture alla visione di film sino alle farfalle gialle con dietro una frase, una riflessione, una parola o un'emozione da ricordare. Viviamo in un momento molto particolare in cui la guerra costantemente ci viene riproposta nei giornali, nei telegiornali. Quindi hanno cercato di portare un messaggio di speranza realizzando insieme alle docenti di arte delle farfalle che appunto vogliono proprio dare questo messaggio non solo a loro, ai compagni, alle famiglie, ma anche a tutta l'umanità, a tutti i compagni di altri stati, di altre nazioni. Le farfalle gialle sono state esposte all'esterno dell'Istituto Scolastico di Badialpino come messaggio di speranza e libertà.